Eccoci qua, siamo sempre sul Matayur, questa volta quota 1545, il tempo comincia a buttare al brutto, il che non è molto bello, e questo è il Domna Matayur, quello che c'era stato riferito come essere un rifugio con anche una parte di bivacco per poter fermarsi, trovare un minimo di ristoro. Ora, la realtà è che il posto è veramente ben tenuto, secondo le nostre informazioni è stato ristrutturato anche di recente, reso migliore, e presenta tutte quante le caratteristiche di un buon rifugio, d'accordo? Gruppo elettrogeno, dall'altra parte c'è una legnaia che adesso andremo a vedere, d'accordo? C'è anche un passaggio per l'acquedotto, quindi anche acqua corrente, e la struttura fa pensare che ci siano parecchi posti letto. Il problema è che è chiuso anche questo, ovvero, come dicevo prima, dalle nostre informazioni sembrerebbe essere aperto unicamente la domenica e il sabato in alcuni mesi dell'anno, sabato pomeriggio. Andiamo a dare comunque un'occhiata, vale la pena, senza contare che il panorama è veramente spettacolare, ovviamente. Qui sono in corso parecchi lavori di ristrutturazione. Abbiamo visto pannelli solari sul tetto, una minima eolica, luce elettrica ovviamente e una presenza di legna imponente. Qui c'è legna per 4-5 inverni tranquillamente. Il problema è che l'unico posto aperto di tutto questo complesso è questo. Una capanna degli attrezzi. Dio, non è propriamente bivaccabile, diciamo, come cosa, no? Beh, almeno gli attrezzi per scavare un campo, qualcosa ci sono, d'accordo? Due panche, qualcosa per poter costruire un riparo. Il problema qual è? Che se siamo durante la settimana, e oggi è venerdì, neanche a farlo apposta, qui non puoi trovare il ristoro. Più giù non puoi trovare il ristoro, quindi se vieni su da Stupizza, che sono più di 2 ore e mezza di salita, non hai fortuna durante la settimana come viaggiatore escursionista qui di possibilità di bivaccare, passare la notte, pernottamento è totalmente zero. Quindi un ringraziamento certamente ai volontari, ai membri del CAI, a chi per loro insomma sta mantenendo questo posto in ottime condizioni. Possiamo capire ogni motivazione che spinge a tenere chiusi questi posti, però a livello di riparo totalmente zero, totalmente inutile. Almeno c'è un bel panorama.